Va bene, questo chilo con me, quello là lo te. Questo ce l'ho. Vedi anche un pezzo così, è bello. I miei quadri non saranno grandi opere d'arte, detto fra noi, ma la struttura è sempre quella in fondo astratta, quella compositiva, quella ancora del Mac, cioè della nostra storia vecchia. Cioè riportiamo oggi nel mondo pittorico attuale una struttura vecchia, una struttura antica, rinnovata, capì? Non puoi mettere nel quadro tanti particolari, tante cose. Bisogna che ne metti una importante e tutto il resto di contorno. Allora cosa succede? Che io sul quadro metto un punto di riferimento sul quale io intitolo il quadro anche, e che è la storia del quadro. Tutto quello che è attorno è movimento, è luce, è acqua, come si suol dire, è fatta di poco la mia pittura, è fatta di tanto pittoricamente parlando, ma poi è fatta di poco. E allora per sorreggere il poco, però, che è la cosa più difficile, devo trovare questa soluzione, hai capito? È una pittura che rasenta. Non dico l'evanescenza, ma in certi casi bisogna sorreggerla e poi tutto il resto è tutto un inserire la tua cultura, quel poco che hai, che hai conosciuto nella tua storia, che ormai è lunga, sono più di 65 anni di pittura, capisci? Allora li metti dentro. Piacere. Ah, ma dove mi hai parlato?